Buongiorno, caro gruppo. Ho iniziato questo video in diretta con la speranza che qualcuno ascolti le mie parole dettate dal cuore, perché purtroppo sto notando che, cosa normale poi tra l'altro, che c'è una mala informazione e una non informazione da parte di uno stato cugino che è la Romania e gli italiani. Perché vi dico questo? Perché ormai, vabbè, io ho qualche anno che vivo qui, lavoro qua, lavoro nel senso che ho un'agenzia di consulenze aziendali e praticamente quello che mi viene da domandarmi in tutti questi anni che vivo qua in Romania è il seguente. Perché gli stati vicini a noi, come per esempio la Germania, l'Italia o quant'altro, non raccontano quello che realmente succede in Romania, ma solo in maniera parziale. Faccio esempio. Nel 2015 sapete che con il rogo della discoteca a Bucarest il popolo è sceso nelle piazze, nelle strade, per far sì che si rovesciasse il governo Conte. Ok? Bene. È stato un evento straordinario perché non esiste in nessun stato al mondo, a meno che non ci siano dei golpe, dove il popolo scendendo in piazza faccia rovesciare un governo. In Romania è successo. Bene, non è stato il primo caso. Dopo un anno, sempre per motivi che purtroppo in altri paesi esistono, ma non sono alla luce del sole, come potrebbero magari essere qua in Romania. Dopo un anno il popolo è di nuovo sceso in piazza per ribaltare un altro governo. Perché? Perché si sentiva nell'aria, si vedeva quello che era il problema della corruzione, okay? Di quello che è un problema ormai sentito non solo nello stato rumeno, ma anche negli stati più vicini a noi, che potrebbe essere uno a caso, che è l'Italia, perché anche in Italia esiste questo tipo di problema che ovviamente non si riesce a debellare da tanti anni, perché in Italia ovviamente c'è questo tipo di problema. Ma non voglio parlare dell'Italia, perché non mi interessa parlare dell'Italia, quello che è bello, quello che è brutto, quello che non sta andando bene, i governi non eletti che hanno governato l'Italia negli ultimi 5 anni, il popolo che non ha fatto nulla per evitare questo. Non voglio parlare dell'Italia, perché non mi interessa. Io voglio fare soltanto una sorta di premessa. Quello che io faccio nella mia rete social, intendo con la pagina, ok, Romania Web 24, con i miei gruppi, quindi Romania Italia, Romania Web 24, Italiani a Cluj, Italiani a Brașov e quant'altro, è far conoscere la Romania. E chi mi segue anche nei gruppi, tipo Italiani a Cluj, io metto anche notizie di cronaca, cioè quello che purtroppo succede anche in città della Romania. Non è che metto soltanto rose e fiori, come alcuni mi hanno, diciamo, puntato il dito per dire: ah, ma tu non dici tutto di quello che succede in Romania. Allora, io non è che non dico tutto, solo che essendo venuto via da una situazione abbastanza difficile, che è quella del mio paese d'origine, che è l'Italia, non è che mi sono alzato la mattina e ho avuto la brillante idea di fare le valigie, di caricare la mia vita nella macchina e di partire. No, ho ponderato bene la scelta, ho dovuto lasciare degli affetti, ho dovuto lasciare tutta la mia. Molti dicono: hai avuto coraggio ad andare in Romania? Io rispondo sempre: beh, hai coraggio te ancora a rimanere lì? Se non hai, diciamo, il tuo benessere, la tua dignità, la tua vita, che potrebbe essere una vita umile, ma almeno una vita dignitosa, cosa che purtroppo a me personalmente non mi dava più quello stato. Quindi ho fatto le mie valutazioni, sono andato a Bucarest, ho vissuto lì quasi un anno. Partito dai lavori più umili, perché ovviamente andavo in Romania con in tasca poco, non è che sono andato lì con, no, perché molti dicono: ah, ma te parli bene perché sei venuto qui a investire, hai la tua azienda, la tua società, paghi poco i dipendenti. Non è vero assolutamente. Io sono un normalissimo emigrato italiano,
a Bucarest come prima città, sono partito lì, sono andato a lavorare in una società multinazionale che produceva cuscinetti per i vari settori. Lavoravo il fine settimana come lavapiatti, lavoravo, perché lo stipendio che mi davano purtroppo tra affitto, vivere e quant'altro non mi bastava, quindi facevo anche lavapiatti nonostante abbia un diploma di cuoco, però ovviamente uno fa quello che ti offrono. E, però ecco, Bucarest poi mi stava un po' stretta, che ho deciso di trasferirmi a Cluj-Napoca. Cluj-Napoca che ovviamente non ti dico, ah, ma te sei fortunato, perché ripartono sempre con lo stesso nastro, dicendo te sei fortunato perché vivi in una città bellissima, eccetera, eccetera. Non è questione di fortuna o non fortuna. Allora, innanzitutto noi non siamo degli alberi, che abbiamo delle radici, ci possiamo spostare. Di conseguenza sono venuto qua a Cluj-Napoca. Non vi nascondo che ci sono state anche qui le prime difficoltà a trovare un lavoro stabile. Ho iniziato anche qui a lavorare in un call center prima di aprire la mia società di consulenze. Lavoravo sì, ok, nel call center 9 ore al giorno, dopodiché il fine settimana facevo il cuoco perché a questo punto hanno capito che ero bravo in cucina e non mi ha messo a lavare i piatti, ma a fare il cuoco. Bene, detto questo, ripeto, non è stato facile, no, entrare nel tessuto sociale rumeno, imparare la lingua, imparare le abitudini e quant'altro, ma sicuramente non denigro il paese che mi ospita, anzi, io da normalissimo cittadino, normalissimo piccolissimo imprenditore, bacio la terra ovunque io cammino. Perché? Perché ovviamente la Romania mi ha dato delle possibilità piano piano, stringendo la cinghia, passando dei periodi anche di difficoltà non tanto belli, però piano piano con le mie potenzialità, con i miei studi, con le mie conoscenze che ho creato piano piano anche nel tessuto qua imprenditoriale, piano piano ho preso la mia strada. E sono andato, diciamo, avanti. Ecco, non mi piace assolutamente essere additato come il personaggio che parla male dell'Italia perché metti solo i post belli sulla Romania. Non è questione di parlare male o parlare bene, è che purtroppo è un dato di fatto. Non possiamo nasconderci dietro un dito e dire in Italia è tutto bello. Cioè, innanzitutto premetto che l'Italia si sa che è uno dei paesi più belli al mondo a livello di cultura, a livello di arte, a livello tutto. È bellissimo, si mangia bene. Tu, a parte mangiare bene, poi è soggettivo perché magari a un cinese se gli dai un piatto di spaghetti alla puttanesca te li butta per terra perché gli fa lo schifo, il cinese si mangia i suoi noodle, non si mangia gli spaghetti alla puttanesca. Quindi è soggettivo, no? Dire la cucina italiana è la più buona al mondo. Non è vero. In India sono 3 miliardi, non mangiano cucina italiana. Okay? In Cina altri 3 miliardi non mangiano cucina italiana. Quindi ecco, sì, magari qualcuno gli può piacere, però, però a livello di arte, a livello di cultura, a livello è inopinabile. Ma questo non ho bisogno di dirlo. Infatti, quando io pubblico dei post, faccio vedere delle bellezze della Romania o quella che è la cultura, quella che è la cultura culinaria della Romania, cioè esprimo quello che è il mio amore nei confronti di uno stato che mi sta ospitando, perché io sono ospite, non mi metto camera. Ok? Ecco, quindi, scusate, hanno bussato un attimo alla porta, ritorno subito.